Buongiorno carissimi, anche oggi abbiamo il piacere di invitarvi a seguirci in questo nostro ennesimo itinerario sui Monti Lepini. Siamo partiti dal fontanile della Fota, da Carpineto Romano, e stiamo salendo verso la Croce del Capreo. Qui vediamo nella località detta Scale Potenzia, nel gergo carpinetano, tutta la lista di antenne che ovviamente hanno la loro utilità pratica, ma sono abbastanza di un impatto negativo da un punto di vista paesaggistico. Ecco a voi Michele e Nino che si rifocillano, che salutano, e con tutti voi contiamo di vederci sulla cima del Monte Capreo. A più tardi. E dopo ancora un po' di cammino finalmente siamo alla nostra seconda pausa della giornata. Siamo in località detta Valle Cencia, siamo presso il rifugio del gruppo ippico Capreo, e vi sto mostrando ora questa piccola tenuta, questo piccolo rifugio che è accessibile a tutti, che come potete vedere sarà stato allestito per festività di Natale o di Capodanno. L'unico dispiacere è che queste persone si sono permesse di tagliare tutto questo ginepro per fare le loro decorazioni, troncando rami che invece stavano bene dove stavano. Il rifugio attualmente è chiuso. Tempo fa, venendo qui, si poteva trovarlo aperto, adesso è stato chiuso con un bel lucchetto e nessuno, magari in caso di emergenza, lo può frequentare. Questi sono i nostri amici di escursione, compagni di viaggio, Michele e Nino. A più tardi ci ritroveremo sulla cima del Capreo. Ed ora siamo al nostro terzo step della giornata. Siamo
sulla cima del Monte Capreo, dove è collocata una croce che vi sto mostrando, una croce monumentale fatta erigere da Leone XIII, carpinetano, in occasione del giubileo del 1900. Una croce così monumentale, alta più di 20 metri, compreso il basamento, e dal peso, almeno l'elemento metallico, di 38 quintali. Più volte è stata risistemata a motivo di oscillazioni, di riparazioni, anche con il concorso dell'elicottero. Vi faccio ora una panoramica su Carpineto da sotto la croce del Capreo, mostrandovi tutte le cime abruzzesi, cominciando dalle Mainarde, passando poi verso il Pizzo d'Eta, proseguendo per la Rodonaria, la Monna, il Fanfilli, poi il Viglio, poi il Cotento, il Tarino. Dietro di loro c'è il Velino con il Cafornia e il Sevice e il Santuario della Trinità. E cammino un po' più avanti, spazio fino sui Monti del Readino, il Terminillo, vi mostro Monte Lanico e Segni, il Monte Lupone e poi la piana di Collemezzo fino alla selva di Norma e Norma stessa. Questo invece è l'interno della croce monumentale, con le decorazioni, le figure realizzate da Ornando Connella, carpinetano, pittore, ma sono in pessimo stato per via dell'infiltrazione di acqua. E concludiamo la nostra interessante passeggiata di oggi con la consueta pausa pranzo
in questa stupenda location con vista su Carpineto Romano nei pressi di San Pietro. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate pure un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Alla prossima, ciao!